Difficile separare la figura del grande compositore dal successo del barbiere. Alla gaiezza di questa musica corrisponde l'immagine tramandata dalla tradizione aneddotica di un uomo Rossini gaudente, epicureo, motteggiatore. Come un colpo di cannone, come un colpo di cannone. In realtà Rossini ha altri tesori oltre il barbiere, e la sua figura umana va ben oltre i bizzarri resoconti sempre al limite della leggenda, sempre a metà tra il vero e il falso. Si dice che fosse pigro e che una volta cadutogli un foglio di musica appena scritto, per non fare la fatica di raccoglierlo, lo riscrivesse da capo. Si dice che fosse superstizioso e che una volta, dato che il librettista aveva fama di jettatore, componesse un'intera opera facendo costantemente uno scongiuro con la sinistra. Si dice che fosse molto sensibile alla bellezza femminile e che contendesse le prime donne agli impresari con successo, al punto che sposò una cantante celebre. Si dice che amasse la buona cucina, che fosse molto goloso di un'insalata di tartufi, che facesse preparare piatti eccezionali. Rossini, un mito, un divo, il re del teatro musicale del suo tempo. A Venezia, dopo le sue rappresentazioni, lo accompagnavano con le gondole illuminate, altrove con le fiaccole. La leggenda Rossini, personaggio bizzarro, nasce qui dall'arguzia e dall'ironia dell'uomo sommate al clamoroso successo, che può servire per capire il maestro, se non come artista, almeno come fenomeno divistico. Più volte, per la sua popolarità, la folla doveva essere dispersa dalla polizia austriaca. Più volte per il suo fascino, riferisce Stendhal, giovani infatuate dalla sua musica avevano attacchi di febbre e svenimenti. In realtà l'arte di Rossini rispondeva a un reale bisogno della società. Dopo la rivoluzione francese l'Europa voleva dimenticare, voleva divertirsi. A Pesaro, in questa casa, Gioacchino Rossini nacque il 29 febbraio 1792.
Il padre, detto il Vivazza, di ardenti idee liberali, faceva parte dell'orchestra comunale di Pesaro come suonatore di corno. La madre, Anna Guidarini, cantava parti d'opera senza conoscere la musica. I Rossini, fuggiti da Pesaro per la reazione pontificia dopo i moti del 97, si esibivano in concerti e teatri. Il piccolo Gioacchino, che veniva su un po' discolo e restio allo studio, era messo in punizione a tirare il mantice presso un fabbro. Dirà poi scherzosamente che il mantice gli aveva insegnato ad andare a tempo. Prende le prime lezioni di musica da un bizzarro maestro che pretendeva dal piccolo Gioacchino le scale con due dita sole. Ma i genitori intuiscono le sue qualità musicali e, trasferitesi a Lugo, si sacrificano per fargli avere lezioni di musica e di cultura generale. Per 3 anni a Lugo il canonico Malerbi gli fu buon maestro, insegnandogli non solo canto e l'uso del cembalo, ma anche mettendolo a contatto con la musica di Mozart e Haydn, ancora misconosciuti in Italia. La formazione del precoce Gioacchino si conclude a Bologna con 2 importanti esperienze. Prima di tutto quella della vita di teatro che cominciava a vivere seguendo i genitori in qualità di maestro al cembalo, a contatto con la realtà viva dell'opera, con i cantanti, allora i veri dominatori dell'ambiente musicale. E poi la frequenza della scuola di pianoforte e contrappunto di padre Mattei, famoso e rigoroso maestro, difensore della tradizione e della perfezione formale. L'esordio di Rossini avviene in un piccolo teatro di Venezia, il San Moisè. Gioacchino ha soli 18 anni, ha lasciato la scuola in anticipo e mostra una gran voglia di aiutare la famiglia in difficoltà economiche. La sua prima opera è La cambiale di matrimonio, farsa che il pubblico accoglie con un certo favore. Canto virtuosistico che risente ancora di legami scolastici, ma con personaggi che hanno una misura nuova, gioiosamente vitale. È in questo periodo iniziale che il giovanissimo compositore, nello sforzo di affermare una sua chiave originale, si scontra con i cantanti, con l'orchestra, con gli impresari. I capricci di una bella voce gli fanno persino abbandonare le prove e rifugiarsi piangente nella sua stanza. Una volta rischia persino di essere arrestato per aver minacciato con il bastone i coristi che non si volevano impegnare. Ma ben presto Rossini impara la vita di teatro e converte la sua rabbia in ironia, imponendosi ugualmente. Non lo abbattono gli insuccessi, sempre a Venezia, della Scala di Seta e del signor Bruschino. In questa farsa, il pubblico fu tra l'altro sconcertato dalla scherzosa moderna trovata di far battere gli archetti sui leggii. Sarà proprio nel maggior teatro veneziano alla Fenice che Rossini raggiunge uno dei suoi primi grandi successi con il Tancredi.
Lo scrittore Stendhal riferisce che tutta Venezia, dal più ricco signore all'ultimo gondoliere, percorsa come da una frenesia, canterellava i più famosi motivi del Tancredi. Come questa si ispira alla realtà, alla vita. Non a caso si dice che Rossini, ascoltando un grido di venditori di pesce, abbia avuto lo spunto per uno dei suoi motivi più famosi. Cape da Deo! 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 Ancora alla Fenice, Rossini si scatena col gioco magico dell'italiano in Algeri, che segna il trionfo del paradossale e dell'allegria. Le opere buffe di Pergolesi, Cimarosa, Paisiello non erano arrivate, come quelle di Rossini, allo spirito della commedia realistica, al rifiuto di ogni severità scolastica. Mamma taci, che mai sento? Mamma taci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, fatta taci, che vuol poi significar? A coloro che mai non sanno disgustarsi, disgustarsi col bel sesso. In Italia vien concesso questo titol singolar. In Italia vien concesso questo titol singolar. Voi mi deste un nobil posto, or ne siete corrisposto. Vai Macan e Papà Taci, siamo là, che ve ne parli? Italiane son cortesi, note son per farsi amar. L'italiane son cortesi, minnate e sope e farsi amare. Ma intorno ai miei paesi anche queste da contare. L'italiane miei paesi note son per farsi amare. Ma intorno ai miei paesi anche queste da contare. In questa scena famosa in cui il bey di Algeri viene beffato con l'incredibile titolo di Papà Taci, la comicità della commedia dell'arte è riproposta e superata. E le
Brogli cerchi, brogli cerchi e le cavette. De dormire, mangiare e bere. Per dormire e poi mangiare. Papà taci de mangiare, papà taci de dormire. Bella abilità. E mangiare ben piacere. E dormire. Io di più non ne so. E mangiare, papà taci de mangiare. Rossini è ormai un autore di successo. Dopo il trionfo della Pietra del Paragone, la Scala lo chiama ancora. Ma l'opera buffa Il Turco in Italia è accolta con grande freddezza. Alla fine del primo atto molti spettatori abbandonarono il teatro. Oggi, ad una rilettura moderna, Il Turco in Italia ha una originalità di concezione non inferiore all'italiana in Algeri. Chiamato a Napoli da un incolto ma geniale impresario, caffettiere, biscazziere, pittoresco nell'aspetto e nei modi, il famoso Barbaia, Rossini dirige per 7 anni il Teatro del Fondo e il Teatro San Carlo. Il soggiorno a Napoli segna una svolta nell'arte rossiniana, messa a contatto con un clima popolare vivo, intuitivamente musicale, esuberante, congeniale alla poetica del maestro. Né Rossini si limita a lavorare per il Barbaia. Nello stesso periodo, con un ritmo quasi febbrile, egli compone e dirige opere anche per i teatri di Roma, Bologna, Milano, Venezia. Lavora in condizioni di fretta, di improvvisazione, di mezzi limitati, e tuttavia realizza alcuni dei suoi capolavori. Sembra incredibile, ma l'opera che più di ogni altra renderà famoso Rossini, il Barbiere di Siviglia, è stata composta dal giovanissimo maestro in non più di 20 giorni. Un semplice copista avrebbe messo lo stesso tempo solo per trascrivere le 600 pagine della partitura. Febbraio 1816. Il pubblico del Teatro Argentina di Roma, influenzato da polemiche e pettegolezzi,
fischia sonoramente il barbiere. L'opera era stato un successo di paesiello. Si rimproverava Rossini la sfrontata sfida al vecchio e affermato musicista napoletano. Ma alla terza sera il successo fu netto e alla fine Rossini venne portato in trionfo. Identica accoglienza, fiasco solenne alla prima e successo crescente nelle repliche, avrà la Cenerentola. Oh,
la gazza ladra. Il gioco di una moneta pare abbia ispirato il motivo iniziale. Il pubblico della Scala è di nuovo affascinato dalla freschezza della musica rossiniana. Personaggi delle sue opere appaiono dipinti sui ventagli d'avorio delle belle donne di Milano. Con la gazza ladra, giocata tra ironia e commozione, siamo alle soglie del melodramma romantico. Di piacer mi volta il cuore, si provare di più non so, e l'amante geni amor finalmente rivedrò. Determinante fu nell'ambiente napoletano la presenza della bella e virtuosistica cantante spagnola Isabella Colbarà. Rossini apprezzò il suo temperamento tragico e appassionato. Se ne innamorò con lo slancio di un giovane trovatosi di fronte ad un artista giunta alla più raffinata maturità. Il musicista approfondisce così la dimensione drammatica della sua arte, componendo ben 10 opere in funzione della cantante. Con La donna del lago, dall'ambientazione ormai apertamente romantica, Rossini tocca uno dei punti più singolari della sua collaborazione con la Colbrà. Thank you.
A Napoli, nonostante alcuni insuccessi, nonostante l'ostilità dei partigiani di Paisiello, Rossini era ormai il dominatore assoluto delle scene. Eppure, proprio durante l'esecuzione del Mosè, una tecnica primitiva per cui le onde del mare erano mosse da scugnizzi che si vedevano dai palchetti, poco mancò che facesse cadere l'opera. Sfortuna volle che qualcuno dai palchi riconoscesse uno dei piccoli lazzaroni. Tuttavia la musica ebbe la meglio sulle ingenuità sceniche. Con la rappresentazione della Zelmira, Rossini dà un commosso addio al pubblico napoletano. Nel pieno della sua stagione creativa e di stima, a Pesaro si inaugura in suo onore addirittura il nuovo teatro, il maestro sente di essere maturo per altre esperienze. Nel 1822 sposa la Colbrun in una cappella nei pressi di Bologna, dove la cantante possedeva una villa, e con la moglie raggiunge Vienna per presentare al pubblico austriaco la Zelmira. Il successo è ancora una volta eccezionale. In un memorabile incontro, Beethoven, rallegrandosi con lui per il Barbiere, gli dice: «È un'eccellente opera buffa che ho letto con gran piacere. Essa si rappresenterà sino a tanto che esisterà un'opera italiana. Ma non cercate di far altro che opere buffe. Voler riuscire in un altro genere sarebbe far forza alla vostra natura». A Venezia, con la Semiramide, sta per concludersi la collaborazione tra Rossini e la Colbrun. La Semiramide segna il punto d'arrivo dell'opera di virtuosismo vocale. Yeah!
di quell'istante fate correre l'amante cor sì. La storia di Rossini è ormai diffusa e consolidata. Le esecuzioni si succedono nei principali teatri europei. Lo stesso Rossini cura a Parigi riedizioni delle sue opere. Parigi compone l'ultima sua opera buffa, Il Conte Ori, dove l'ironia e la comicità del pesarese si fanno più smaliziate e pungenti. Arrivano a un estremo di raffinatezza. Subito dopo compone la sua più grande opera seria che apre il melodramma romantico dell'Ottocento, il Guglielmo Tell. Che sia
attende. Una delle pagine culminanti del Guglielmo Tell è l'aria Selva opaca. Dopo il Tell, Rossini non comporrà più per il teatro lirico. Una grave malattia si trasforma in nevrosi. Proprio quel Rossini che la tradizione vuole gaudente e faceto, soffre acutamente per anni. Egli stesso scrive a chi gli chiede una composizione. Hai tu dunque dimenticato, mio buon amico, lo stato di impotenza mentale e ognor crescente in cui vivo. La musica vuol freschezza di idee. Io non ho che languore e idrofobia. Tuttavia Rossini continua ad interessarsi alla musica. Sia in Italia che a Parigi, dove assistito dalla seconda moglie Olimpia Pelissier passerà la maggior parte degli ultimi anni, il suo salotto accentra personalità, famosi cantanti, compositori. Sarà Rossini a chiamare a Parigi Bellini, Donizetti, Mercadante, aiutandoli in ogni modo. Né la sua voce rimarrà silenziosa. Egli compone preziosi pezzi da camera che riserva alla gioia degli amici. L'unica composizione che Rossini permetterà in questi anni di rendere pubblica all'Archiginnasio di Bologna sarà lo Stabat Mater. Ma il vero congedo di Rossini sarà la Petit Messe Solennelle. Sulla partitura Rossini aveva scritto di suo pugno: buon Dio, ero nato per l'opera buffa, tu lo sai. Un pizzico di scienza, un po' di cuore, ed è tutto. Sia io dunque benedetto e concedimi il paradiso. Rodrigo,
La parabola umana di Rossini termina qui, nel monumento in Santa Croce. Ma la sua arte va ben oltre la commemorazione e le celebrazioni. Dopo un breve periodo di apparente declino, al finire dell'Ottocento si assiste oggi a un notevole risveglio rossiniano. Riprese dell'italiano in Algeria, la Cenerentola, il Mosè, la Gazzaladra, il Turco in Italia, oltre ai capolavori, hanno mostrato quanti tesori fossero ancora da riscoprire nella musica rossiniana. La musica di Rossini, il finale della sinfonia del Guglielmo Tell, una concezione moderna dell'arte lirica. Scrive lo stesso Rossini. Mentre le parole e gli atti esprimono le più minute, le più concrete particolarità degli affetti, la musica si propone un fine più ampio, più astratto. La musica è allora, direi, quasi l'atmosfera morale che riempie il luogo in cui i personaggi del dramma agiscono. Essa esprime il destino che li persegue, la speranza che li anima, l'allegrezza che li circonda, la felicità che li attende, l'abisso in cui sono per cadere.